Buongiorno, benvenuti a tutti nel mio canale. Oggi vorrò mostrare una ricetta, patate e piselli, elaborata a mia maniera, con aggiunta di provola, prosciutto crudo, della pasta mista di Vella. E io già qui mi sono portato avanti con le patate messe in padella con dell'olio, una foglia di alloro, una punta di peperoncino, un po' di prosciutto crudo tagliato grossolanamente, che poi toglierò. Questo è il fondo dove lascerò cucinare la pasta, del sedano e della cipolla, dello stelo di prezzemolo, che questo lo lasceremo stufare per circa 5-6 minuti così. Dopodiché metteremo la metà di piselli dentro . Dopodiché aggiungeremo 5-6 pomodorini schiacciandoli con le mani, che sono stramaturi, facendo così, e lo lasceremo il tutto appassire così. Inquadra per favore. Il tutto così, lo lasceremo appassire per 5-6 minuti. Mi sono portato dell'acqua bollita salata avanti. In un altro pentolino o padellino mi sto portando avanti del cipollotto tagliuzzato grossolanamente, che farò appassire la metà di piselli, che poi questi serviranno dopo per la pasta, e li faremo soffriggere con del prosciutto crudo tagliato precedentemente a fette, e poi andremo a formare una dadolata così. E questo lo metteremo in aggiunta finale assieme alla nostra provola. Il grana del prezzemolo, del basilico, servirà alla fine, la nostra pasta mista. Aggiungeremo un altro pezzettino di cipolla e lasceremo andare il tutto. Teniamo i nostri piselli. Li saleremo leggermente. E li perderemo. Dopodiché tutti i succhi usciranno fuori. Aggiungeremo l'acqua già precedentemente salata. E al primo piano, Barbara. Ok, come detto, lasceremo per minuti cucinare. Ok, i nostri pisellini stanno andando, aggiungeremo il nostro prosciutto, la nostra dadolata di prosciutto crudo. Thank you.
spegne e le lasceremo da parte. Stufandosi, adesso lo copriremo di abbondante acqua preanzi bollita e salata. Non avete paura, questo deve cucinare intorno ai 30 minuti, poi si proverà di gusto. Adesso lasceremo qui per circa 30 minuti a bollirsi e noi ci vedremo dopo. E rieccoci. Qui, come vi ho detto, sta bollendo, è passata la mezz'ora, adesso andiamo a prendere il tutto e lo frulleremo, lo passeremo con un frullatore ad immersione. Mi raccomando, questa operazione, attenzione a non scottarli, perché è caldo, e andremo con delicatezza a passare il tutto. Faremo una crema più fine possibile, con accortezza toglieremo il nostro pezzo di prosciutto crudo che abbiamo messo come insaporitore. È sparito. Va bene, intanto continueremo a frullare. Essere più fino possibile, Adesso abbiamo formato un brodo di patate e piselli con i nostri aromi, no? Con pomodorini, con sedano, con stelo di prezzemolo, con una punta di peperoncino, con dell'aglio e con dei pomodorini e con un pezzettino di prosciutto che l'abbiamo trovato finalmente, che lo andremo a togliere. E il tutto adesso deve ricucinare per altri 20 minuti e noi ci vediamo fra 20 minuti.
Ora metteremo la nostra pasta mista. Giriamo. E ora lasciamo che il tutto si ristringa. Mi raccomando, è un abbondante brodo, seguite i passaggi come io vi sto spiegando. Poi se avete commenti, commentatemi nella mia pagina YouTube. E lasciamo adesso per 7-8 minuti che il tutto vada in cottura, poi aggiungeremo i nostri piselli con precedentemente rosolati con del cipollotto e un'aggiunta di granulata di prosciutto di Parma, e poi aggiungeremo la nostra provola, il nostro grana padana, prezzemolo tritato e basilico. Ci vediamo fra 5-6 minuti. Ok. Siamo arrivati dove noi volevamo. Dopo 10 minuti buttiamo il nostro intingolo di piselli soffritti con olio, cipollotto e dadonata di prosciutto di Parma. Buttiamo giù, lasciamo per un minuto. Per quelli che non mangiano, che sono animalisti, che non mangiano, che sono vegetali, possono evitare il prosciutto, o possono fare la stessa identica ricetta senza prosciutto. Per quelli che piace invece la carne, possono togliere il prosciutto crudo e aggiungere del buon guanciale. Io presento questa ricetta così. Adesso il tutto si è fatto, siamo arrivati dove noi volevamo e aggiungiamo il nostro prezzemolo precedentemente trifolato, battuto, le nostre foglie di basilico lavate, mettiamo del buon grana padana a gusto. Io in questo caso abbondo sempre, mi piace, e lo lasciamo per un minutino a fare questo lavoro qua. Dopodiché che abbiamo fatto questo, chiudiamo il fuoco, chiudiamo la cottura e la lasciamo per un minuto così e mescoliamo. Dopodiché ho un filino di olio buono, ma un filino, una pepata di pepe buono, questo è anche a gusto, chi lo vuole lo mette, chi no lo può lasciare. E lo lasciamo. Poi prendiamo la nostra provola abbondante e la buttiamo giù, così. Via. E la giriamo. Vai. E la lasciamo. Mi raccomando, questo è un piatto che deve riposare per un paio di minuti, Dopo fatto lo lasciamo riposare, è meglio. Ok? Questa è la mia versione. Pasta mista con patate, piselli, dadonata di prosciutto di Parma e provola. Ora prendiamo i nostri piatti. Mi tocca che andare all'assaggio.
aggiungiamo un po' di grana padano. E non mi tocca che andare nei buon gustai al mio grande Josué, alla mia piccolissima Iria e a me. E andiamo ad assaggiare questo capolavoro. Adesso ascolta, questo bisogna lasciarlo riposare per un paio di minuti. Però vi garantisco che se seguite la ricetta è un capolavoro. Vi vado ad ostionare gratuitamente. È buonissima. Ma non ho parole. È buonissima, mettete like e condividete. Alla prossima ricetta, mi raccomando, come dico sempre, non costa niente, un like o condividete la mia pagina, Chef Turis. Alla prossima, buona vita a tutti.